Eccoci. Pochi giorni fa, sono stati 150 anni che mi sono morto. Non lo siete ricordati? 18 agosto 1870. Gime libri, trovate scritte. La notte tra il 16 e il 17 agosto 1870. Ma vale di chi quando era? Era la sera di Sirius. La sera di Sirius arrivette che gli animali di Cumbarone, di Cantro Bucci, che insomma era roba da mangiare. E esse che mi è dormita, mi sa che c'era messo mi esse. E è esse che mi è ucciso. Voi non ve lo ricordate, eppure dopo che sei morto Domenico Fuoco è finita tutta, è cominciata la fame, hanno cominciato i guaglioni venuti come schiave alla vetreria francese, lo guaglione venuto, immaginate per fa che, è finita tutta dopo che mi sono morti, eppure nessuno mi si ricorda. E chi mi si ricorda, non mi si ricorda tanto è buono. E sapete com'è successo che sono arrivato a quella sera? Il 16 agosto 1870. Era cominciato tutto 10 anni prima. Era cominciato a ottobre 1860. Ma rimanendo nel paese mio, che era San Pietro Infine, mi era sergente dell'esercito, mi hanno mandato che teneva a trovare i volontari perché Francesco II, quando ormai era perso quasi tutto, si era deciso che si teneva a difendere troppo tardi perché al paese ormai si erano internati i signori, quelli che erano fatti sempre quello che gli pareva, da quando erano nati, mo de botta stavano a combattere per la libertà. Chissà che libertà volevano? Sa chi che libertà volevano? La libertà di fregare tutta la povera gente. Il sano male che hanno venuto, ci hanno mandato a buono. O sono padrone di tutto, fanno signore per il paese. Finché non arrivo io però, con la banda mia, poi basta una scoppettata alla campana, gli scappano tutto quanto. Come gli surge quando vengono gli altri. Danno però mi facendo scappare a me, mi facendo scappare e mi sono aggregato con la colonna della Grange prima. Finita la Grange sono stato che Chiavone, a Sora. Il ruppo disse, non mi ricordo più, che serra canta, che cose, che ognuno che arrivava comandava essa, alla fine mi sono scucciato e mi sono messo per conto mio. Mi sono fatta la banda mia, 250 uomini e siamo fatti cama dove siamo passati. La guerra piace solo a chi non l'ha fatta. Io che la so fatta, lo dico con me, piano piano scorta tutto. A me mi hanno ucciso un frate, una nipote, e hanno fatto quasi morire di fame mamma. Gli uomini miei, a una, hanno scorto tutto quanto. E è per questo che una sera, il 16 agosto, mi trovo dentro questa verotta e tengo a stare sotto a questo animale di Cumbarone, che si è arricchito in cima alle spalle mie. Prende chi sanno e alla fine si è fatto pagare vaccino. Il macciso. Il macciso. Ma sono morto. Ma io non ci credo però. Non ci credo che mi sono morto. Perché quando uno fa le cose storte, dentro la ciocca, gli rigirano sempre. Io se lo sa che hai fatto lo storto. E allora mi rivede, mi vede a tutta la parte,
sta alla casa, ma vede niente i piatti. Si affaccia alla finestra, ma vede alla finestra. Va camminando per la via, si mette paura perché uno che incontra so io. Isso mi vede a tutta la parte. E mi vede sempre pronto luogo come se mi volesse abbracciare il cuore. Gli dico, compagno, tu te ne sei di ciocca. Io mi sono morto, ma sei ucciso tu. Ma può essere che non te lo ricordi. Come fai a vedere? Ecco, dimmi. Mo ti affaccia la finestra e vedi la faccia mia. Può essere che sta fuori alla finestra. Lo so dire. Tu sei scemito. Te ne sei di ciocca. E le soldi? Che ci fai con tutti i soldi che ti sei fatti? Cima a me. Ti sei comprato tutto. Ti sei comprato mezza montagna qua. Mezza montagna non è proprietà tua. E oggi sei venuto a vedere la roba tua. Ma ti sei venuto a portare qua c'è un braccio. Perché tu ti sei dalganito, non ce la fai più a camminare. Ti hanno portato qua in cima e mo stai a guardare tutto quello che ti è, la roba tua. Il robot la sai che vede. Vede un'aquila. Tu pensi che un'aquila sci rossa, non la sei vista mai. La sei sentita raccontare che l'aquila certe volte si abbalancia in un cuoio alla gente. E che sa? Ce l'ha proprio che te. Ce l'ha che te. Se sta avvicinando, e ti si è tanguoglie. E quando ti si è tanguoglie, tu la guardi bene. Il logo mi vede a me. Comparò, fregati.